Tra variante Omicron, nuove regole, vaccinazioni, tamponi, Green Pass, mascherine, il Covid continua a essere tra noi, con casi e purtroppo anche vittime in Abruzzo. In molti però si chiedono se il picco nella nostra regione sia stato raggiunto. Abbiamo girato la domanda al professor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale di Pescara. Secondo me il picco c'è stato e adesso ci troviamo nella fase discendente del plateau, quindi diciamo una situazione abbastanza stabile con i numeri, ma che lentamente vanno scendendo di giorno in giorno e probabilmente, secondo me, dopo la metà di febbraio cominceremo ad avere una curva che in maniera più ripida scenderà per arrivare poi a una situazione, diciamo, non ottimale. Quando ci sono casi non si può mai utilizzare, diciamo, questo termine. Una situazione meno critica in primavera, dove vedremo sicuramente meno casi, sicuramente meno ricoverati. Ma il futuro quale sarà? È possibile che ci saranno nuove varianti più pericolose? Allora, normalmente quando c'è un salto di specie e un microorganismo va a parassitare un altro microorganismo, nella fattispecie quell'umano, il parassita tende per propria natura a diventare sempre meno patogeno, però nel contempo ad essere sempre più infettante. Ed è quello che abbiamo osservato, no? Con la variante inglese, poi c'è stata la variante indiana, la Delta, e poi finire con la Omicron. Cioè, sono varianti fra le tante, perché poi ci sono anche i sottotipi, i mutanti, eccetera. Fra le tante varianti, quelle che hanno avuto più successo perché erano ad alta trasmissibilità. E poi abbiamo visto, fortunatamente con Omicron, un ulteriore salto in senso positivo questa volta, cioè verso la minore patogenicità. Ora, Omicron è Omicron, quindi è così come la conosciamo. Qualche altra variante che verrà probabilmente generata dall'attuale Omicron in un prossimo futuro, potrebbe poi invece essere apatogena, molto infettante ma apatogena, ovvero dare solo una sindrome influenzale, cioè dare un raffreddore comune. È quello che dovrebbe succedere. Dato che però la situazione non è ancora stabile, cioè questi virus cambiano di continuo, mutano, eccetera. Ci può essere anche una ipotesi della generazione di una variante che sia più patogena di Omicron. Io spero che ciò non accada. C'è qualcuno che dice che statisticamente potrebbe succedere, ad esempio, nel prossimo autunno nell'emisfero boreale. Io mi auguro che non sia così.